infatti esplode la protesta per la sanità nel Sannio, all'ospedale di Sant'Agata dei Goti si sono radunati cittadini che combattono contro la chiusura del Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Terzo giorno di presidio per gli attivisti che sono qui in presidio, appunto in sciopero della fame, due attiviste. Una si è anche sentita male prima della manifestazione a cui hanno partecipato molti sindaci del comprensorio e alcuni rappresentanti politici, inoltre il vescovo della Don Mimmo Battaglia, che ha pregato i politici di ascoltare le istanze dei cittadini, cittadini che hanno chiesto ai loro amministratori di rimettere le fasce tricolori nelle mani del prefetto domani in segno di protesta. Ascoltiamo le loro parole. Siamo qua perché ancora una volta dopo 8 mesi gridiamo che vogliamo un ospedale, un presidio ospedaliero con tutti i reparti, ortopedia, chirurgia, cardiologia, tutti quelli che serve a far del Sant'Alfonso Maria dei Liguori un ospedale. Se non possiamo avere il nostro diritto alla salute, non vogliamo nemmeno il diritto di voto. Per noi questo ospedale è importantissimo. Non bisogna toglierlo. Vi sentite ovviamente abbandonati in questo modo? Sì, mi sento veramente abbandonata, anzi ne soffro tanto perché questo ospedale è tanto per noi qua. Che forse la vera politica è quella che stanno facendo queste persone. Stanno lottando per un diritto sacrosanto che è quello della salute.